Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite Riccardo Fogli. Allora, noi Riccardo Fogli artisticamente lo conosciamo benissimo, sappiamo tutta la storia di Riccardo Fogli, però a questo punto io chiederei, oggi, chi è, come si descrive oggi Riccardo Fogli? Riccardo Fogli, io lo vedo nello schermo, è un signore, c'ha l'aspetto gentile, c'ha i capelli tutti bianchi, forse un paio scuri qua. La mia bambina ogni tanto dice: papà, papà, non ce l'hai tutti bianchi, ce n'hai tre o quattro neri dietro, ma non so se sia vero. Sono pieno di rughe perché le rughe mi fanno compagnia, non sto a citare la Magnani, ma testimoniano il tempo che passa e bisogna dire che il tempo che passa è un bel tempo, è un bel tempo. Adesso stacco qua, ma la vita è fatta anche di questo, ragazzi. Devo dirvi che è fatta anche di questo. Quindi, il mio batterista che mi chiama, suoniamo questa sera. Quindi, come mi vedo? Piuttosto sereno, piuttosto preoccupato per il mondo, preoccupato per i miei figli, preoccupato per il futuro dell'Italia. Vorrei che uscissimo velocemente da questo impasse di difficoltà politica, ma più che politica mondiale, la guerra. Mi preoccupa la guerra perché ho amici in Russia, ho amici in Ucraina. Vabbè, fammi una domanda più felice, più E semplice anche. sì, parlando intanto dell'ultimo lavoro, che è il libro, è un'opera complessa perché non comprende soltanto la storia. Poi il titolo predestinato con sottotitolo Metalmeccanico. Come mai nasce questo libro? Anche perché abbiamo detto che c'è un CD, c'è un audiolibro, e soprattutto poi alla fine, perché questo titolo? Perché io, ma molti della mia generazione, al di là dei sogni che avevamo, siamo stati predestinati metalmeccanici, contadini, fabbri, imbianchini, però direi nella famiglia dei metalmeccanici, perché si capiva subito dalle medie chi era il figlio di chi era. Che futuro avrebbe potuto avere, compatibilmente con la capacità di apprendere, di studiare. E i miei genitori erano contadini, papà poi diventò metalmeccanico lavorando alla Piaggio di Pontedera dopo la guerra, dopo tanti lavoretti del dopoguerra. Quindi sognava che anch'io, prima possibile, raggiungessi questo equilibrio psicofisico, economico, morale. E il mio bambino, la domenica, mi raccontava, la mia mamma si alzava e diceva: Dio, fa che anche il mio figliolo diventi metalmeccanico come me, Gesù, aiutaci. Quindi io ero un predestinato metalmeccanico, amico E mio. questo libro appunto racconta un pochettino tutta la tua storia. Tu hai iniziato chiaramente con la band dei Pooh, è stato un periodo molto importante, comunque guarda che ti ha fatto crescere. Qual è un te che ti sei accorto che prima quando vi siete accorti che è diventato il gruppo è cresciuto ed è arrivato il successo, ma soprattutto poi quando è che ti sei accorto che era necessariamente importante staccarsi? Perché poi il primo singolo nel 70, tu abbiamo notato, poi nel 73 ti sei staccato. Quando hai deciso di prendere il volo come solista, poi dopo successivamente? Allora, amico mio, le cose succedono, io non mi ricordo perché anche i fatti sono determinanti ma indeterminanti. Io mi ricordo che da bambino, mentre facevo il gommista o il fotografo o l'elettricista, io sognavo di suonare, non vedevo l'ora di andare a casa, di tornare a casa per studiare le mie canzoncine con la mia chitarrina. Poi sono entrato in un gruppo a Pontedera, poi i miei si sono trasferiti a Piombino e sono entrato in un gruppo che si chiamano Slenders ancora, dai quali ho imparato qualcosa. Ogni volta che cambiavo, imparavo qualcosa, trovavo qualcuno più bravo di me dal quale attingere. E poi al Piper di Milano abbiamo incontrato i Pooh e quindi sono diventato un Pooh. 7 anni, i cambiamenti
non sono mai alla carta, sono d'istinto di necessità per una sopravvivenza interiore, per un malessere che ti affligge. Però la musica al centro, nonostante tutte queste variabili della mia vita, io sapevo che poi il sabato, la domenica o il venerdì andavo a imparare, andavo a studiare, andavo a scrivere. E quando è, parlando un attimo dei Pooh, quando è che vi siete accorti che c'è stato, la band è cresciuta tale che è arrivato il successo? Qual è stata la vostra prima reazione, la prima vostra tua reazione, accorgendoti che in realtà tutta Italia conosceva e vi ascoltava? Allora, premettendo che lo dico con un po' di dolore, ma i Pooh non esistono più e quindi io non posso parlare a nome dei Pooh del presente, ma posso dire che da Pooh di quegli anni 70 meravigliosi sapevamo che stavamo facendo un bel lavoro. Avevamo Giancarlo Lucariello, il nostro produttore, che con Facchinetti e Negrini mettevano a fuoco il nostro futuro. Che Facchinetti scriveva delle musiche meravigliose e Valerio scriveva dei testi avanti, avanti, avanti. Cominciammo a capire che ce la potevamo fare quando entrammo nei dischi caldi, nei primi 10, nei primi 15. E poi un giorno ci telefonarono e ci dissero: ascoltate, ascoltate la radio che siete in classifica. E quindi è tutto così veloce, anche se la nostra vita non cambiava, noi continuavamo a suonare nelle balere, facevamo una settimana di qua, una settimana di là. Non è che facevamo già i concerti a San Siro, facevamo le discoteche dove si suonava due o tre volte a sera per 45, 45, 45 minuti e sognavamo di diventare un giorno quelli che arrivano nella discoteca, che fanno attrazione, suonano 45 minuti, guadagnano un sacco di soldi e se ne vanno. Noi guadagnavamo poco, guadagnavamo 40.000 lire in 4, in 5, però al centro sempre la musica. E a questo punto, quando poi sei diventato solista, il primo brano che è entrato in hit mondo, qual è stata la tua reazione quando hai scoperto che prende, che era nella hit parade? Proprio a quel punto dice, ho svoltato, cioè sono arrivato dove volevo arrivare, però no, non era un punto di arrivo, ma un punto di partenza in quel caso. Guarda, Mondo è stata scritta da Luigi Lopez e Carla Vistarini, che erano diventati i fratelli, amici di quel momento. Lavoravamo a questo progetto con tre o quattro autori. E Carla copiò, cioè raccolse, fotografò l'essenza della mia vita. Avevo un matrimonio fallito alle spalle, avevo un turbinio interiore, e lei ha colto tutto questo e Luigi Lopez mise questa musica. E quando le cose, quando succedono, sono impreviste. Se fosse facile prevederle, saremmo tutti famosi. E invece c'è sempre la variabile della canzone giusta al momento giusto, col cantante giusto. Il mondo mi ha aperto la possibilità, ho comprato un camioncino. Ho comprato degli strumenti e quindi ho capito, oddio, oddio, sta succedendo qualcosa, potrei provare a farcela. E poi è arrivato Storie di tutti i giorni, Festival di Sanremo, l'emozione di essere vincitore del Festival Sanremo, perché tutti sognano il Festival, come tutti i ragazzi ancora sognano di vincere Sanremo. E oggi festeggiamo, in questo momento festeggiamo un periodo che è stato bello, quella di Storie di tutti i giorni, ma che emozione ti dà oggi e che emozione hai vissuto quel periodo, in quei giorni a Sanremo? Guarda, precisiamo, prima di Storie di tutti i giorni c'è stato Che ne sai, che è stato in classifica per qualche settimana, e poi c'è stato Malinconia, che vinse il Festival di Venezia, che poi diventò il Festival di Riva del Garda, e la SEAI sentenziò che nell'anno Malinconia aveva venduto 1 milione di copie, quindi parliamone. Dopodiché, con questi successi, ci presentammo a Sanremo con una canzone di Maurizio Fabrizio, Guido Morra e Fogli.
Io e Guido Morla scrivevamo insieme, Maurizio geniale, Luca Riello grande produttore. Che cosa succede? Anche lì non lo sai, che tu vai a Sanremo, hai tua mamma, la tua mamma spera che tu vinca, ma ci sono 25 cantanti che hanno una mamma che spera che i loro figli vincano. Quindi anche lì le variabili sono infinite, amico mio. E invece, accorgendoti quando, poi soprattutto, come fai ad avere questa longevità musicale che dura tanto, da tanto tempo, e deve dare ancora tante emozioni alla gente? Qual è il segreto? Come fai, voglio dire, c'è Buffon che ha 50 anni, c'ha passione, il mestiere del portiere, lo sportivo è un po' più complicato di quello dei cantanti, anche perché i cantanti ogni 10 anni abbassano mezzo tono, non fumano, non bevono, si muovono, fanno esercizi e voglio fare i complimenti a Buffon con questo, capito? Come si fa? Bisogna amare il proprio lavoro. Concentrarsi, io ho sempre la penna in mano, ho sempre l'iPad, sono sempre lì che ascolto, che provo a scrivere, a correggere. Anche questa sera abbiamo un concerto, questa sera abbiamo un concerto acustico. Io alla chitarra e il mio tastierista. Fra 2 giorni abbiamo 2 concerti con tutta la band e poi facciamo un salto in Canada per 2 concerti. Com'è? Questo è il mestiere che io ho. Sognavo di fare da bambino e che giorno dopo giorno, giorno per giorno, mi guadagno la possibilità di farlo. Non è così facile. Ma hai notato che le persone che ti stanno davanti, che cantano le tue canzoni, le cantano esprimendo i loro sentimenti, come se fossero diventate loro. Hai questa sensazione che il pubblico in realtà fanno proprio le proprie canzoni, hanno vissuto un momento triste, un momento allegro, e sulle tue canzoni ci hanno costruito anche una vita. Sì, sulle nostre canzoni, sulle canzoni mie, De Pudi, Renato Zero, di Baglioni, di Morandi, dei Pink Floyd. Perché la musica ci accompagna dal primo giorno. Credo che un tuono, un fulmine o una cascata abbiano accompagnato il primo uomo, il primo animale. Noi abbiamo bisogno di questo. Il silenzio, quando si dice il silenzio che fa paura, come che il rumore che fa il silenzio. Non riesco a stare quando salgo in macchina, accendo la radio, quando sono in macchina, cioè in camera la televisione, quando è possibile mi metto in cuffia e ascolto musica. Il fatto di essere nel cuore di tanta gente, oggi mangiavo un piatto di riso al ristorante, è un po' non nascosto, però alla fine. Si sono sentite 6-7 canzoni, alcune delle quali hanno 30-40 anni. Boh, non lo so cosa dirti, è un immenso piacere. È una responsabilità, è un immenso piacere. Tornando sul libro, c'è qualche aneddoto che ci puoi non spoilerare il libro perché bisogna andarlo a leggere, però che ti ha un pochettino dato un po' una sensazione in più, un'emozione in più, un ricordo che in fondo è scritto, ma o che non è scritto e ti ancora balena e ti dà anche quell'emozione in più, un gioia in più. C'è? Sì, guarda, io devo molto a mia madre. Premetto, io ho fatto la terza avviamento industriale e poi, per una promessa fatta a mia madre, ho fatto una scuola serale, un anno e mezzo di scuola serale a Livorno, alla TIAS, e quindi ho il diploma di ragioniere per la mia mamma, che però ormai non c'era più. Quindi la mia mamma è una figura presente nella mia vita perché. Qualunque decisione io prendessi, mi diceva Nini, sei bravo, sei educato, bravo, ti vogliono tutti bene. Quindi se hai deciso di fare questo, fallo, figliolo, a testa alta, mi raccomando, non far soffrire nessuno. Quindi gli aneddoti legati alla mia mamma, alle cose dell'infanzia, mi hanno fatto piangere. Quando le ho pensate, scritte, e anche ogni tanto capita di doverle rileggere.
qualche giornale, c'è una certa emozione, devo dire, i miei genitori, la mia famiglia, in come la musica sono al centro della mia vita. Cioè la mia infanzia, il motivo per cui ho scritto questo libro è per paura di dimenticare, per non saper dare delle risposte a mio figlio, ai miei figli, quando spero fra 50 anni, ma anche fra 2 anni, mi chiederanno: ma com'era la nonna Mary? O il dado, o lo zio Luciano? Ma com'era la casa dove vivevate? Come hai cominciato a suonare la chitarra? Oh, papà, papà, ma come, quando hai cantato la prima canzone? Adesso lo so, l'ho scritto, l'ho messo a fuoco, magari fra 5 anni, boh, non lo so. E quindi mi sono portato avanti. In quest'opera ci sono anche dei brani inediti e uno dedicato appunto a tua figlia. Sì, questo non vorrei trascurare il mio lavoro. Io non sono uno scrittore, io sono un cantante, uno scrittore di parole. E poi sono un bravo raccontatore perché ho cresciuto 2 figli e per farli addormentare gli raccontavo delle storie inventate, di castelli, di maghi, di streghe, di vento, di pioggia. E quindi mi piace raccontare anche questo lockdown. Ci ho messo dei mesi per tirare fuori dalla memoria queste cose che si stavano nascondendo nella nebbia. E poi succede che con il fratellone Facchinetti scrissi le parole su una nostra canzone, Il ritorno delle rondini, è dedicata all'amore che ho per mia moglie, a cuore mio, Karin. Poi mi sono ricordato che qualche anno fa, quando mio figlio aveva 20 anni, adesso ne ha 30, non mi rispondeva al telefono. Non mi rispondeva al telefono la mattina alle 9 alle 10 perché aveva finito di studiare, faceva dei lavori, lavoretti, doveva decidere a che cosa iscriversi all'università. E una notte scrissi una specie di lettera per mio figlio e diventò La tenerezza, che è in questo album. Un giorno ero con la mia bambina, dalla dottoressa, che doveva prendere le impronte per l'apparecchio e sistemargli una carie. La mia bambina aveva sentito dire che molte bambine, quando gli facevano questa cosa, urlavano e scappavano, piangevano perché questa cosa che ti mettevano in bocca, papà, mi diceva lei, ti rimane appiccicata ai denti, ti fa soffocare, papà. Io sono stata brava, vero papà? Sei stata brava, amore, bravissima, amore mio. Allora lei mi guardò negli occhi e mi disse: però papà, tu hai scritto una canzone per la mamma, quella delle rondini, una canzone per il dado, la tenerezza, ma per me una canzoncina quando me la scrivi? E io le dissi: amore mio, questa notte ti prometto che te la scrivo. E lì ho scritto: gli angeli hanno i denti bianchi e non hanno le carie, vanno sempre a letto presto col latte e col miele. Hanno ali bianche e qualche volta scure, e se vanno in macchina si allacciano le cinture, dormono nel cielo e qualche volta in hotel, ed io conosco un angelo di nome Michel. Capito? Sono rincoglionito, innamorato dei miei figli. È amore. Amore, amore, amore. Ti è capitato che davanti i fan, le persone che ti ascoltano, quando ti incontrano, ti vorrebbero fare, a volte ti fanno domande particolari, a volte ti fanno solo complimenti, a volte ti guardano con quella faccia di dire vorrei farti una domanda, ma in realtà forse la forza, l'emozione, la gioia di vederti o la paura di farti quella domanda è che tu forse l'anticipi e gli dai una risposta che li rende ancora più felici nonostante loro non abbiano fatto domanda. Ti è capitato? Considera che i miei quasi 100 anni di vita è capitato di tutto. Una volta mi è capitato di essere accompagnato all'aeroporto da un tassista che mi prese in albergo, che appena mi vide, fra un po' sveniva. Mi guardava co come se fossi arrivato dall'aldilà.
E appena seduto in macchina mi disse: "Sa, in famiglia ascoltiamo sempre le sue canzoni, maestro." Ma che onore, che onore. "Sa, maestro, quando le hanno dato il disco d'oro?" E io dissi: sì, è stato un bel momento. Dopo un po' mi disse: "Si ricorda il secondo, il terzo disco d'oro?" Io allora mi ricordai che ne avevo preso uno solo di dischi d'oro. Io ho detto: ma che sta dicendo? Però stetti zitto. Arrivammo all'aeroporto, lui scese, mi aprì la portiera, mi abbracciò e mi disse: "È stato un momento bellissimo, signor Baglioni." E io zitto zitto dissi: "Grazie, grazie, me lo ricorderò." E sono andato via. Quindi lui si ricorderà di aver accompagnato Baglioni all'aeroporto, che è stato tanto gentile, come Baglioni è. Quindi tu immaginati, amico mio, che può succedere di tutto. Può succedere di tutto. E sempre con grande gioia, perché o hai un buon carattere e sei felice di parlare con chiunque, nel limite del possibile, del tempo. Oppure sei uno schivo che non parla mai con nessuno, che vive la sua vita, scrive belle canzoni e va bene anche così. L'emozione che hai provato la prima volta che sei salito sul palco ad oggi, cosa è cambiato? E soprattutto vivi ancora quelle emozioni? Perché c'è ancora quella emozione, quella sensazione in sé che cresce quando si apre la quarta platea? Guarda, io ho una serie di eriti scaramantici, ma soprattutto faccio stretching muscolare e comincio a scaldicchiare la voce 3-4 ore prima. Io faccio un mestiere complicatissimo, che ti dà tanta gioia nel momento in cui poi lo fai e lo fai bene, ma ti dà tormento perché ogni volta ti chiedi, la voce ci sarà, le mani andranno, mi ricorderò tutte le parole, avrò messo il vestito giusto, oddio, la camicia non l'ho stirata. Poi le cose vanno da sé. Ma quando ero piccolo, giovane, ero incosciente, non mi ponevo tutti questi problemi. Quindi vuol dire che invecchiando sono diventato più saggio e la saggezza a volte è un fardello pesantissimo. La musica, a volte chi suona dal vivo, sul palco, prende vita, si cambia anche a seconda del pubblico che c'è davanti. Può esserci questa sensazione che in realtà il brano è quello, ma durante l'esecuzione, c'è quella solo leggermente, c'è quella modifica un pochettino, che il brano, quando poi alla fine l'hai finita a suonare, dici però ho notato questa cosa che in realtà non c'è nel brano. Ma c'era ed è la gente sotto, era ancora più felice nel sentire quella cosa. Ti è capitato? Sì, capita che o hai mangiato di più o hai mangiato poco, sei stanco, sei riposato e canti meglio, allunghi, apri delle vocali, le allunghi. Quando si suona in cinque, cambiare è sempre un po' pericoloso, perché le armonie non le puoi cambiare. Puoi aggiungere un accordo di passaggio, ma non puoi, noi non facciamo del free jazz, noi facciamo delle canzoni che hanno dei canoni. Dobbiamo stare tutti all'interno di questo canone, però, per esempio, ci sono delle introduzioni, una barra due, che io prego la sera di fare al mio tastierista, Valentino Favotto, e io gli dico, si chiama Perlucia, ecco, gli faccio fare un overture per raccontare lo stato d'animo di questi due ragazzi separati dal muro, parlo del muro di Berlino, canzone che nasce nell'83, e dato che c'è la guerra, siamo in guerra, e ci sono sempre più muri che dividono i poveri da altri poveri. Mi prego di usare lo stato d'animo che lo pervade adesso, quello di oggi, quello che hai visto in televisione. E lui mi meraviglia sempre. Sì. La musica non può essere uguale, altrimenti metti il disco e viene ogni giorno meravigliosamente uguale. Questa è sicuramente una domanda che ti hanno fatto spesso. Nascono prima le parole, nasce prima la musica oppure nascono insieme? Guarda, non c'è una regola, non c'è una regola perché conosco, ho vissuto canzoni che nascono da uno slogan, scrivi due righe, ta 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 ta, un po' in riga, un po' in metrica,
e poi il musicista ci mette la musica e viceversa. Direi che la maggior parte delle volte io mi innamoro di una musica di qualcuno dei miei colleghi o collaboratori che magari cantano in inglese finto o vero. E allora lo ascolti un po', impari la melodia e poi cominci a scrivere come se le parole fossero già scritte nella musica, le vai a raccogliere. La mia teoria è che se io ascolto 10 volte un brano inedito e non mi scatta, non mi scatterà mai. Quindi io chiamo, dico, guarda, non mi è scattato niente, amici come prima, ti voglio bene. Se invece mi scatta, la penna si muove, le dita si muovono. Posso scrivere un testo bello, uno brutto, questo è, però non c'è proprio una regola. Il cantautore, certo, dovresti chiederlo a De Gregori, a Venditti, però credo ci sia un momento in cui elabori, magari parole e musica insieme, poi ti metti lì con calma, scrivi e poi suoni. Però la risposta è non c'è una regola. E quando è importante, oggi la musica passa tramite i talent, questa vetrina che può essere utile per i ragazzi o in fondo è solo una vetrina, ma poi finisce lì. Che cosa pensa dei talent in questo caso? Guarda, che sia una vetrina, ma tutto è una vetrina. È tutta una vetrina. Tu vieni esposto in vetrina, se sei un buon prodotto, scusami la parola prodotto, se sei capace, se sei bello, bravo, che ne so, brutto, bravo, quello che vuoi tu, se sei commestibile, alla fine vieni comperato e hai la possibilità di lavorare. Quando non c'erano i talent, il percorso era, secondo me, era più lungo. Era più lungo, più faticoso. Tu vai da Maria o vai a The Voice, stai lì 2 mesi, guardi gli altri, ti confronti, canti tutti i giorni, balli tutti i giorni. Se c'è del talento, secondo me esce. Dopodiché, non basta vincere un talent, con quelle 10-15 canzoni che hai cantato là dentro. Poi serve la tua vita, perché magari sei uno sciocco, un fragile, e quando esci da lì con la coppa in mano ti vai a bere 8 birre, ti fai 7 canne, scusami le 7 canne, che ognuno è libero di fare quello che vuole, magari ne basta una, e ti sconvolge un po' la vita. Secondo me questo è un lavoro molto, molto, molto serio, un po' come essere degli ingegneri, degli architetti, dei grandi, grandi architetti, grandi operai che stanno costruendo la propria cattedrale, e non puoi sbagliare molto perché non c'è tempo poi per recuperare. Quindi ben vengo di talent, ma non è che vincendo o facendosi vedere in un talent tu hai risolto la vita. Da lì cominci. E c'è una canzone che ti porti nel cuore, che ascoltandola ti dà quella emozione in più, oppure comunque ti ricorda un qualcosa particolare in genere, musica, parliamo di non solo le tue, ma di un altro artista che hai ascoltato in quel momento, anche se poi non ricordi l'artista chi è, però. Guarda, c'è una mia canzone che si chiama Io ti prego di ascoltare, che è arrivata in un momento piuttosto buio, piuttosto buio, e il mio discografico non aveva un gruppo di lavoro, non avevo un gruppo di lavoro, e quindi facevo fatica a trovare autori che mi dessero le loro canzoni più belle o scrivessero per me. E in un cassetto di un discografico, un giorno sentimmo e io riconobbi la voce di Maurizio Fabrizio e dissi: ma scusa, ma questo è Maurizio Fabrizio? E il discografico mi rispose: boh, non lo so, è una canzone che abbiamo qui da un paio d'anni, non so neanche chi ce l'ha mandata. E io chiamai Maurizio Fabrizio e gli dissi: ma questa canzone è tua? E lui mi disse: sì, Ricky, dai, che bello, dove l'hai trovata? E la cantai a Sanremo del 2000, vabbè, aspetta che ci devo pensare, 98, 99,
Vabbè, la cantai a Sanremo nel 2000, forse, nel 2000. Nel 2000. È una canzone bellissima che probabilmente altri famosi cantanti, più famosi di me, l'avevano ascoltata e poi scartata. Io me ne sono innamorata, la canto, mi piace suonarla. Parla dell'amore, parla della fede, che quando l'amore è forte, potente, si avvicina alla fede. Quindi quando la canto, mi sento bene, mi sento bene. E l'ultima cosa, un consiglio che daresti a un giovane oggi, per entrare nel mondo della musica, cosa diresti? Di studiare la musica. Se vuoi Un'altra cosa. fare l'alpinista, se vuoi fare l'alpinista, comincia a scalare una collinetta. Se vuoi fare il marinaio, vai almeno su un patino, una barca, comincia ad andare in mare. Che cosa si fa? La musica è do, re, mi, fa, sol, la, si, do. È fatta di note, è fatta di tempi, di spazio, di ritmi. Sai, a volte questi ragazzi che cantano, che non sanno suonare niente, niente, non sanno suonare una chitarra, un piano o qualcosa, mi fanno rabbia, mentre sono felice questi talent che questi ragazzi mettono le mani sul pianoforte e a modo loro, chi è bravissimo, chi ha studiato di più, chi meno, alla fine portano a casa una canzone. Vuol dire che dalle loro mani usciranno sempre canzoni più belle, più mature, più assomiglianti alla loro persona. Cresceranno loro e la loro capacità. Ma quelli che non sanno suonare proprio niente mi fanno un po' di tenerezza. Trovo che sia un'occasione persa. Ciò non toglie che la musica la puoi fare anche dando dei pugni sul computer. Per me va bene tutto, purché sia godibile o che sia godibile per qualcuno. Invece fare nel lavoro c'è anche un audiolibro. È stato facile dare vita al libro con questo audiolibro? Non l'avevo mai fatto, non l'avevo mai fatto e è successo che io e la signorina San Giorgi, io alla signorina San Giorgi, poverina, che è una donna geniale, co abbiamo collaborato in modo meraviglioso, le rileggevo le cose che avevo scritto, PGP, lei me le correggeva, mi dava una mano. Poi abbiamo fissato un giorno in cui ci siamo visti tutti. Il mio discografico, l'editore, il direttore artistico. E io ho cominciato a leggere la prima delle 150 pagine. A metà libro, il mio editore mi ha detto: Lo sai, Ricky, che ha raccontato con la tua voce, le parole diventano più chiare. Ma dai, potrebbe essere un'idea fare un audiolibro. Oh Gesù! E quindi ci siamo messi lì. 2 giorni dopo e ho fatto in un pomeriggio un audiolibro. Che devo fare? L'ho fatto e sono felice. Non credo ne farò altri perché non è il mio mestiere. Però io so leggere, leggo bene perché leggo tanto. Si è trattato di rivedere la mia vita a voce alta. Tutto qua. Allora, noi tanto ti ringraziamo, spero che le domande siano state interessanti, da poterci raccontare il tuo mondo, perché l'amore che hai per la musica, per la famiglia, ed è un mondo bellissimo. Noi ci siamo emozionati ascoltandoti, quindi a questo punto tanto ci fai saluti ai nostri amici che ci ascoltano? Beh, vorrei dire, se ascoltate, non ci vedono o ci vedono? Sì, ci vedono pure, sì. Ah, allora voglio dire, vabbè, per chi ci dovesse vedere, io sono quello con i capelli bianchi, lui ha i capelli scuri, io ce l'ho un po' più lunghi, lui ce l'ha un po' più corti, io ce l'ho più radi, lui ce l'ha più fitti, più per ora, perché io vado per i 75, ma non lo dite. Volevo dirvi grazie della pazienza che avete messo ad ascoltarci. Io sono un vecchio musicista, questa sera faccio concerto perché io vivo di musica e sono felice di aver vissuto una vita, di aver cresciuto i miei figli con la mia musica e con le mie canzoni. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto in questi 60 anni, spero di darvi ancora gioie e emozioni e
Vi abbraccio, Riccardo Fogli. Lei mi ha detto poco fa che quel dubbio era realtà, poi con gli occhi di una donna mi ha detto: "E tu, però problemi non ti darò, Alessandra." Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.